Finalmente ci siamo, sono arrivate le linee guida da parte della Regione Puglia sulla stagione balneare 2021, un gran risultato dopo un'attesa infinita, si torna, a sperare uno spiraglio di luce c'è. Ma sì, nella settimana scorsa abbiamo concordato l'apertura degli stabilimenti balneari qui in Puglia per il 15 di maggio. È stata una decisione importante, condizionata anche dalla necessità di intercettare flussi di turismo straniero, soprattutto di lingua tedesca, di fede luterana, che festeggia dal 13 di maggio fino agli inizi di giugno la Pentecoste e quindi hanno delle vacanze lunghe. Era necessario dare un segnale al mercato internazionale delle vacanze che anche la Puglia riparte subito. Importante anche il legame con il territorio perché Margherita di Savoia va verso l'ennesima bandiera blu. Sì, certo, noi abbiamo la spiaggia di Margherita di Savoia, che è una delle meglio attrezzate del centro-sud. Abbiamo una profondità di spiaggia enorme. Per l'ottava volta c'è stato il riconoscimento della bandiera blu. Ciò che comunque caratterizza Margherita di Savoia è lo spazio, l'enorme spiaggia che garantisce il rispetto e andare anche oltre le prescrizioni di distanziamento che ci sono imposte dalle autorità sanitarie. Sarà una bella estate, naturalmente chiudiamo con questo buon auspicio. Ma io credo di sì, c'è voglia di vacanza, c'è voglia di evasione, c'è voglia di socialità, naturalmente in sicurezza. Non è possibile vivere senza incontrarci con gli altri. Ecco perché noi siamo estremamente fiduciosi, c'è grande voglia di mare.